Abitare oggi, la rassegna nazionale dedicata al mondo della casa, ha inaugurato la stagione 2012 del Consorzio Ente Fiera di Lanciano. La novità di questa 23esima edizione è rappresentata dal legno. Fino a domenica saranno in esposizione i prodotti realizzati dai maestri artigiani di 15 aziende accuratamente selezionate, dai tavoli agli armadi, dai mobili per soggiorno all'oggettistica. 80 gli espositori dislocati nei 3 padiglioni dell'Antefiera, con la partecipazione per la prima volta di buyers stranieri provenienti dalla Repubblica di Malta, dalla Corea e dalla Tunisia. All'inaugurazione della rassegna ha preso parte anche l'assessore del comune di L'Aquila, Marco Fanfani, per porre le basi per realizzare una fiera specializzata sull'edilizia proprio nel capoluogo di regione, ancora tutto da ricostruire dopo il sisma del 2009. Noi crediamo che questa regione, l'Ente Fiera di Lanciano, sia un punto di riferimento autorevole, che ha una grande tradizione, ha le capacità e le professionalità per darci una mano e collaborare ad organizzare degli incontri, dei momenti di convergenza tra professionalità, imprenditoria, cittadini organizzati in consorzi che sono impegnati per l'appunto su questo versante. Non siamo un ente fieristico statico, ha detto il presidente di Lanciano Fiera Ferrante, ma lavoriamo per valorizzare l'economia di tutto l'Abruzzo. Noi andremo come ente regionale abruzzese a organizzare la fiera dell'edilizia, quindi sulla ricostruzione all'Aquila, che è qualcosa di importante, e quindi ben vengono queste nuove iniziative che ci coinvolgono in prima persona.